Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Continuiamo la nostra avventura su Wars and Warriors Giovanna d'Arco e come potete vedere siamo giunti alla missione numero 6, l'assedio di Meung e Beyoncé, no, Obogensi, una cosa del genere. Non lo so il francese, quindi perdonate la mia pessima pronuncia. Come potete vedere, riprenderemo praticamente la nostra missione o comunque riprenderemo il nostro I lavoro. commend you on your brilliant Non solo effort col in bastardo di reclaiming, sir. I Orleane have che brought along the finalmente si è crimson. unito alla nostra causa, ma che ovviamente non utilizzeremo perché se mo diciamo nel caso dovesse morire fallirà la missione, quindi non ci interessa completamente. Però, come potete vedere, analizzando il campo di battaglia, abbiamo praticamente. What? Ok, me ne dà al contrario? Aspetta, sta cosa è stranissima, me li sta dando al contrario? Perché me li dà al contrario un secondo? No, no, non sto capendo questa This is cosa. good news, lads. Having Orleans buttress our plans to overtake Allora, the qua law l'abbiamo presa will noi. make. Cioè, devo rifare lo stesso lavoro di prima? Ah, ok. Perfetto, si è sistemato, si è sistemato. Me li sta dando come è giusto che sia. Quindi, analizziamo la situazione. Nella scorsa puntata abbiamo preso tutti questi villaggi al nord praticamente della, no della Loira, quindi stiamo parlando della zona nord-est. Oggi invece ci dovremmo occupare di tutta la zona sud, perché nella prossima puntata poi vi farò vedere l'assedio alle due fortezze, o per meglio dire, effettueremo prima l'assedio alla prima fortezza, magari, vediamo, ancora sono indeciso, perché nel momento in cui assedieremo questa prima fortezza, successivamente possiamo andarci a liberare questi paeselli e poi definitivamente attaccare la zona centrale della nostra missione. Anche se effettivamente noi, grazie a questo piccolo rifugio, potremo sbloccare non solo i mezzi d'assedio con il quale potremo mettere sotto, diciamo, sotto il ferro e fuoco nemico, la fortezza avversaria, ma potremo riuscire anche ad ottenere un piccolo bonus di una missione che vedremo in questa puntata molto probabilmente o nella prossima. Diciamo che mi vorrei un po' distribuire il mio. Diciamo il mio impegno per quanto riguarda questa missione, conquistando innanzitutto questi villaggi al sud. Molto probabilmente riuscirò a conquistarli tutti e quattro perché non sono molto grandi. E poi nella prossima puntata ci concentreremo nell'assedio delle due città fortificate. Oppure vediamo come riusciamo a gestirci il tempo. Beh, ovviamente, per prima cosa dobbiamo necessariamente ritornare in città e fare il rifornimento di soldati. We will arrive much quicker. I'm sure that Orleans will be able to handle himself. If Ah, we both nel attack frattempo from the south stanno of discutendo i Orleans, we still have a vari good chance generali of della confusing our strategia di enemy. guerra, quindi direi che intanto Ready? Your divide and conquer, eh? possiamo I like it. portare. Attack Vabbè, these mappa ruffians on caricata, both sides. ok. Heading to It destination, matters not where yes? we head. Go We already already yes? succeed in Moving to restoring destination. Yeah? Along with the bastard's helping hand. Going there. Scusate, ho sbagliato. Now, let's see some English heads roll. Allora, gli altri li sto facendo andare praticamente verso l'armeria, tra virgolette. Mentre invece noi adesso dovremmo andare necessariamente dal fabbro. Perché andiamo dal fabbro? Perché giustamente dobbiamo in qualche modo anche rifornirci di tutto ciò che ci serve. A parte che c'è una nuova armatura che possiamo dare al Duca di Alecon e una spada che Giovanna d'Arco può usare, che noi ovviamente non compreremo perché abbiamo la Santa Caterina di Fierbois. Quindi vendiamo queste cose, anche questa la possiamo tenere noi. Praticamente le frecce ce le abbiamo, devo comprare le frecce esplosive, le frecce infuocate, che ovviamente mi mancano. Perfetto, adesso ho frecce normali, frecce infuocate, devo comprare l'armatura al Duke of Alecon. Quindi mettiamo le frecce normali, questa chiave la mettiamo qui, diamo un po' di cibo per quanto riguarda le nostre truppe, queste ovviamente le mele a noi non servono, quindi possiamo tranquillamente metterle da noi, anche se effettivamente noi non mangiamo mele perché diciamo che l'energia non ci serve. Dovremmo dare anche del cibo agli altri, quindi direi di trasportare, diciamo, il nostro cibo agli altri generali, così un po' a tutti, giusto per
permettere comunque a questi nostri compagni d'arme di riuscire a mangiare qualche boccone. Vediamo, qua tu addirittura sei pieno, quindi danne un po' ai Gian de Metz, che poverino è deperito. Tu invece, ok, tu sei messo bene, tu ne hai tantissimo. Danne a Gian de Metz, che poverino sta soffrendo, sta patendo la fame. E gli altri invece siamo a posto. Qua c'è un'altra pagnotta. Direi di approfittarne e comprare anche del cibo, così abbiamo praticamente le scorte piene. Ma compriamo tutto senza essere troppo avari. Ok, non abbiamo abbastanza spazio, ma questo non è un problema, perché daremo qualcosa anche alla truppa, che mi sembra anche doveroso. Quindi direi di fare così, anche perché comunque adesso dovremmo reclutare. Ok, diciamo che così va pure bene. Quindi qua diamo 5 punti per farla arrivare a 60. Gli altri 5 li daremo invece, vediamo, potrei darli alla forza, anche se effettivamente vorrei fare 1-2, 1-2 e poi un punto alla salute pure. Dai, va bene. Di attacchi cosa devo imparare? Niente, quindi va bene così. Tu sei salito di livello? No. Tu sì, quindi diamo un po' di potenza al nostro Lehir. Tu sei salito pure di potenza, quindi facciamo così. Ha imparato sicuramente degli attacchi. Tu non hai imparato niente, tu neanche, va benissimo. Ok, compriamo le ultime cose. Ok, proprio svaligiamogli il negozio. Il duca di Alecon a quanto pare mi sembra un buon handicappato, quindi cerchiamo di farlo entrare noi, anche perché così ne approfittiamo e gli compriamo l'armatura noi da soli, senza bisogno di fare particolari lavori. Perfetto, benissimo, così anche lui ha la nuova armatura, che direi di fargli equipaggiare immediatamente. Ok, e adesso facciamogli raccogliere un po' di risorse e praticamente iniziamo a scegliere gli uomini che gli serviranno. Quindi direi la fanteria leggera, quanti sono? 5-6, direi. Ok, 6 va bene. Poi 3 fanteria pesante e poi degli arcieri. Benissimo, e lui ha le truppe. Ora il problema è che purtroppo qua gli uomini, vedete, stanno scarseggiando, quindi direi di prendere tutta fanteria pesante. E adesso purtroppo, perché io non ricordavo fossero così così pochi. Following general. Yes. Non mi ricordavo fossero così pochi, effettivamente. Vabbè, non è un problema. Quindi facciamo salvataggio rapido e possiamo andare. Dove dovremo andare? Allora, noi seguiremo la strategia del duca di Alencon, ovvero andremo verso sud e praticamente conquisteremo tutte, diciamo, tutte le cittadine, tutti i paeselli a sud della Loira. Quindi partiamo assolutamente con tutti quanti che ci seguono, addirittura 13 uomini per quanto riguarda il duca di Alencon, ma come potete vedere qui sopra sarà possibile reclutare dei nuovi soldati, quindi daremo la possibilità anche a Jean de Metz e a Jean de Metz e alla Hero di ottenere dei soldati. Quanti sono?
soprattutto da dove sono scappati. Ancora uno, eccolo. Perfetto. Là, come potete vedere, c'è il terzo generale francese che dobbiamo assolutamente salvare. Quindi direi di approfittarlo. Facciamo un salvataggio rapido. Ottimo. E là sotto, come potete vedere, c'è l'altro generale con il quale dovevamo incontrarci nella scorsa missione. Ma come vi ho detto, essendo questa una missione che praticamente era divisa in due, tra missioni 5, missioni 5 e missioni 6, adesso possiamo fare tutti gli obiettivi che praticamente ci hanno stati composti poco fa, cioè nella scorsa puntata, non poco fa, scusate. Allora, qui nel frattempo c'è un portiere, direi che posso approfittare. Che difficile, livello 2 addirittura. Andiamolo al piccolo giorno e mezzo. Ok, un po' più di danno. Allora, lui ha perso la chiave, quindi vediamo chi l'ha presa. Eccola. E possiamo liberare l'altro generale. Eccolo qua. Merci beaucoup. Questi uomini li prendiamo al nostro comando, quindi direi che è una cosa più giusta. E una volta di questo dovremmo conquistare, esatto, abbiamo conquistato la cittadina. A questo punto prendiamo Jean de Metze e facciamogli prendere un paio di uomini. Vediamo quanti ne possiamo prendere, ma penso pochi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, quindi direi che ne prendiamo 1, 2, 3 e 4 per te. Mentre invece al generale Lahir ne prendiamo questi altri 3. Ok, prendiamo questi 3 e li prendiamo degli arcieri. Perfetto. A questo punto salviamo, ovviamente, facciamo un salvataggio rapido, scendiamo e andiamo a conquistare anche quell'altro paesino a sud in maniera molto anche rapida e indolore, oserei dire. Come potete vedere, stanno aumentando anche il numero di soldati pesanti con armatura pesante, ci avete fatto caso. Ovviamente non è un caso questo, però ci sono tutti colpi per palestra, non ci interessano. Qui abbiamo una gemma Black Star, 25% di armi da tiro. Siamo andati qua, non ci interessa niente. Qui ci sono degli arcieri, questi non c'entrano niente per noi. Spero che non debba ammazzarli per conquistare il paesino, però vabbè, andiamo da questo lato. Ok, ci hanno notato. I soldati dei geni, che non si vedevano ormai da parecchio. Benissimo, abbiamo conquistato anche questa cittadina. Ora tecnicamente dovremmo parlare con la popolazione per vedere che cosa ci dicono. Avete riportato la pace nel nostro villaggio. Ci dà qualcosa? No. Apriamo il forziere. Una spada. E sicuramente questa sarà per Giovanna d'Arco, ma io molto probabilmente non la posso utilizzare.
E infatti la spada del re, attacco base, attacco A, che hanno d'arco solo, la può utilizzare, ma a noi non interessano. Oh, frecce esplosive, bella. Tu invece, questo cristallo potrà aiutarmi. Ok, quindi ci dà un oggetto. Un cristallo di quarzo. Cristallo di quarzo livello 2. Cristallo di quarzo livello 2 potrebbe essere interessante da dare al duca di Alcon. Ok, così fa un po' più di danno. Direi che ci sta. E ci prendiamo un po' di mangiare. E qua invece andiamo a parlare con questi due, con questi altri popolani. Posso di nuovo giocare, ok? Tu non mi dai niente. Invece voi cosa mi dite? Ecco, questo mi sa che è una quest. Pesca la nostra rada, ma no. La pesca e la caccia. Boh, a quanto pare niente, non ci ha detto niente di interessante. Tu invece? Ok, ci stanno ricordando semplicemente che abbiamo portato la pace, quindi va bene. Non ci sono sub quest a quanto pare. Come potremmo mai ripagare il tuo dono? Non ti preoccupare, non c'è bisogno. Cosa, anzi, cosa mi ha dato? Un pollo, un prosciutto e un pesce salato. Sì. Allora, da quel lato tecnicamente ci sarebbero dei soldati. Che però io... Da dove posso andare a colpirli? Perché non ho la più pallida idea. Ah, da qua. Ok, andiamoli a ammazzare. Non voglio lasciare le cose a metà. Darebbe alquanto fastidio. Allora, con Giovanna d'Arco direi di potenziare l'attacco 4AB. Ok, a livello massimo. E anche questo. Così già fa molto più danno. E potremo shottare addirittura alcuni tipi di nemici. Ovviamente potenziando la Santa Caterina di Pierbois, il compito sarà molto più facile. Quelli cosa sono? Balestrieri? Allora, quindi morite. Perfetto. Modalità FPS, così come se non ci fosse un domani. Questi dovrebbero essere altri arcieri. Sì. Benissimo, gli arcieri sono morti. Quindi... Avete visto quanto danno faccio ora? Vorrei prova, guardate, madonna. Ho praticamente shottato. Ho shottato gli avversari. Dovrei incontrarmi con gli altri effettivamente, però prima devo fare piazza pulita. Madonna quanto le ho. Partita. Madonna. Ok, come eliminare tutti, quindi adesso possiamo scendere, incontrarci con l'altro generale e continuare la nostra missione. Benissimo. Saluti. Ho ricevuto la lettera. Ok. Ci siamo incontrati finalmente con Dunois. Quindi abbiamo anche fatto. Abbiamo completato uno degli obiettivi che ci erano stati richiesti.
Però praticamente per adesso questi uomini a noi non interessano. Perché non interessano? Perché praticamente, dato che dobbiamo ancora conquistare tutti i villaggi, quindi stiamo parlando dei villaggi del sud, per adesso non ci interessa, ma al momento opportuno li porteremo con noi. Quindi andiamo a conquistare gli altri villaggi, così poi dopo stacchiamo la puntata e off camera invece farò arrivare questi cannoni dove interessa a noi, in modo tale da poter poi continuare tranquillamente la missione senza perdere ulteriore tempo. Allora, qui nel frattempo sciocchiamo tutti. Sono altri soldati che devo uccidere. Caricamento map, ovviamente. Allora, fatemi vedere una cosa, perché non so se poi da là posso ritornare indietro. Sì, però vabbè, ormai conquistiamo questo, poi ritorniamo indietro e conquistiamo anche quella. Alla fine è la stessa identica cosa. Oh, ci potrebbero essere nemici nascosti tra gli alberi. Ovviamente sarà così, perché già si vedevano. The settlement of Montargis is under enemy occupation. Men, let's help the inhabitants rid themselves of the enemy threat. Infatti, come potete vedere, qua ci sono i nemici. Va bene, andiamo a liberare il paesello. Sicuramente sarà qua. Ecco la prova chiave. Non me la fa prendere! Presa. L'abbiamo il forziere. Non mi interessa. Prendiamo uomini anche per Jean de Metz, dato che Giovanna d'Arco non li può prendere più. Benissimo. Adesso abbiamo tutti degli uomini al nostro seguito. Qui c'era un forziere che ci interessava. Qui c'è. Oh! Una statua. Ah, guerriera dell'infinito. E qui addirittura c'era il vecchietto col quale dovevo parlare, se non sbaglio, mi dava. Dovremmo scortarli fino a forse i cittadini ad Orleano, quindi da questo lato, ok. Andiamo avanti noi, ovviamente, direi. Dato che sicuramente ci saranno delle imboscate. Esatto. Thank you.
volta che arrivano queste notifiche è un dramma. State attenti. Vabbè, ci pensano loro? Direi anche no. Sì, ci pensano loro. Dobbiamo stare attenti perché non dobbiamo permettere. No, uno è morto. Che l'ha colpito così per sbaglio, cioè allucinante. Vabbè, comunque per fortuna che gli altri sono riusciti ad arrivare almeno, credo, alla bottega di Orlean. Eccoli, sono là, ma il cancello è chiuso, adesso glielo apro. Arrivando gli altri, quindi vediamo dove sono. Eccoli. Ma c'è anche il vecchietto che sta arrivando. Purtroppo mi dispiace tantissimo per quello che è morto così, tra l'altro senza un motivo valido. Adesso dove stanno andando? Ci stanno andando dove dovevano andare? No! Mi sono solo fatto scortare qua fino ad Orlean. E non mi ricordo se li dovevo seguire fino al panettiere. Ma che è sparito? Boh, vabbè. Porta sicuri i cittadini. Vuol dire che forse qualcuno è rimasto indietro? A questo punto mi sta venendo il dubbio se magari... Esatto, ce la vedo. Forse qualcuno è rimasto indietro. Là c'è un pallino bianco. Non vorrei che quel pallino bianco fosse un altro di quelli che dovevano raggiungere Orlean. Boh, andiamo a controllare. Ah, ma qua respawnano tipo praticamente in continuazione. Ogni tot respawnano. Giustamente devono dare la difficoltà. Non vorrei che sia questo che è rimasto bloccato, vedete, stanno respawnando. Non vorrei che sia questo che sia rimasto qua praticamente bloccato. Esatto, vedete, era rimasto bloccato. Praticamente adesso deve raggiungere Orlean. Quindi levatevi dalle palle, per favore. Mi sembrava strano, ho detto, ma davvero potrebbe essere un ottimo metodo per fare per fare esperienza. Allora, il vecchietto dov'è? Alencon è salito di livello. Il vecchietto dov'è? Qua. Vai, avanza, veloce. Devo catturare l'ultimo se poi devo staccare.
Dai, 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 forza, forza. Dai, forza. Dai, che sei quasi arrivato. Appena arriva dovremmo aver completato la missione. Perfetto. Ti hanno fatto guadagnare 8000 punti. Vabbè. Allora, tra l'altro dovremmo anche tendere un'imboscata alla carovana prima di far raggiungere la città fortificata, ma a me sinceramente non me ne frega niente. Non mi interessa proprio nulla, quindi possiamo anche evitare benissimo. Ale. Primo boss, Jean de Luxembourg. Ah, voi francesi, siete così prevedibili. Cadere così da stupidi in questa trappola. Addirittura i cannoni. Direi un po' esagerato. Allora, come prima cosa facciamo fuori gli arcieri. Ancora.
Attenzione là, che mi sta massacrando. Ok, meno male siamo riusciti un po' a... Sconfitto Luxemburgo. Arrivederci e grazie. Farci dare magari qualche ricompensa, giusto? Giusto per... ok. Prendo questo aggiunto. Informazioni utili. Ah, ecco. Come magazzino per le ricchezze. Esatto. Sono arrivati da terre lontane, quindi borgognoni. Ok, questo ci ha dato comunque delle informazioni, Sicuramente non verranno sprecate. Adesso andiamo da questo lato a parlare di questi. Eccoci qua. Ecco, c'è una casa che ospita un inglese. La cosa che mi ha colpito è che è stato cacciato dalla sua stessa gente. Riteniamo foste interessati a queste notizie. Esatto, questa ci interessa particolarmente, perché praticamente troveremo un inglese che ci permetterà di entrare all'interno della cittadina in cambio di danaro. Quindi potrebbe essere molto interessante. Ho fallito l'imboscata al carro, questo ve l'avevo già detto, perché non mi interessava assolutamente, non mi interessava prendere questo carico, assolutamente. Vediamo quanto tempo è trascorso, che 38 minuti direi che è anche sufficiente. Siamo riusciti ad entrare bene o male nei tempi. Quindi, diciamo che per questa sessione è tutto. Continueremo nella prossima puntata, dove andremo a ripulire ancora il sud della Loira e ci infiltreremo in una delle due città fortificate. Quindi, detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.